Sindaco, anche quest'anno da Agrigento parte questo messaggio di pace e concordia nel mondo. Finalmente ci siamo e ci siamo con l'organizzazione di un evento che appartiene alla nostra città, che è un momento di promozione della nostra città. Ci siamo grazie al contributo, alla partecipazione della Regione Siciliana, del Comune di Agrigento, dell'Ente Parco, quindi dell'Assessorato Regionale al Turismo, della Camera di Commercio, con la partecipazione degli albergatori che hanno dato il proprio contributo, dei presentatori agrigentini che si sono messi a disposizione per la loro città. Ci siamo perché è una festa di popolo, una festa che amiamo tutti, che ogni anno si porta con sé appresso tante polemiche, però alla fine la vogliamo tutti. La manifestazione è molto attenzionata dall'Assessorato regionale al turismo, perché la manifestazione è inserita nel calendario dei grandi eventi della Regione Siciliana, dei grandi eventi che la Regione organizza ogni anno per attirare i forestieri nella nostra isola. Però è una manifestazione molto particolare, intanto è regolata dalla legge regionale 3396 che ne prevede un contributo ogni anno. È una manifestazione molto particolare perché, oltre a rappresentare molto per la nostra crescita turistica e per far conoscere quelle che sono le prerogative del nostro del territorio, è un'unione fra i popoli, è una festa di fratellanza, è un momento di incontro di culture, quindi un momento molto importante e molto significativo. Io devo ringraziare l'assessore regionale Trangrida che mi ha onorato di questo compito, che è una consulenza artistica sulle culturali, attenzionato in maniera viscerale dall'assessorato regionale al turismo che crede nella sagra del mandorlo in fiore, non a caso è una manifestazione di grande evento. Anche quest'anno il Festival dei Bambini del Mondo, un appuntamento che da lassù sicuramente Crescenzo guarderà. Sì, abbiamo voluto fortemente di continuare questa edizione del Festival dei Bambini del Mondo, siamo arrivati alla 12ª edizione, speriamo di fare bene come tutti gli altri anni, gli attestati di stima continuano, quest'anno avremo anche la RAI che trasmetterà alcuni momenti del festival, abbiamo 6 gruppi internazionali e 6 gruppi locali. Margherita Trupiano anche quest'anno presentatrice della sagra. Sì, per me è un grande piacere fare nuovamente questa esperienza, sono grata agli organizzatori di avermi scelta. Ecco, mi auguro che sia una bella sagra per gli agrigentini, che Agrigento sia per 10 giorni la capitale della pace e della concordia e che lo sia anche tra gli agrigentini, capitale di pace e concordia. Questo è il messaggio che deve passare con la sagra del mandorlo in fiore. Ci vediamo quindi durante i tanti appuntamenti di questa sagra 2012.